L'impatto sul travel in generale è stato veramente brutale, anche immediato direi, che appena c'è stata la crisi abbiamo visto i volumi calare molto forti, i volumi sia cioè i volumi delle transazioni sono scese per certi clienti almeno 70%, in medio dal 20 al 30%, e sono rimasti giù i volumi in transazioni. Poi c'è stato anche il prezzo medio del biglietto che è sceso, perché le margini sono state anche loro attaccate, dunque il prezzo medio del biglietto è calato anche lui dal 10-12%, dunque il volume totale su quasi tutti i mercati è sceso dal 30-40%. E legato a questo, direi che anche la crisi ha dato una percezione negativa del travel. Ci sono stati molti commenti che sono stati fatti negli Stati Uniti, anche nei certi paesi in Europa, dove il travel era considerato come una spesa non necessaria, anche un po' lussuosa, cioè molte aziende hanno scelto di ridurre le spese non soltanto perché volevano ridurre i costi, ma anche non volevano essere percepiti con una percezione negativa nella spesa del travel. Poi gli investimenti sono stati ridotti da molto, c'erano tutta una serie di investimenti in molti paesi nel mondo, investimenti su nuovi alberghi, su nuove infrastrutture, eccetera. Tutto quello è stato, come si dice in italiano, bloccato, raffreddato, ecco, gli investimenti si sono fermati completamente. E non abbiamo visto, infatti, mentre gli stati e le organizzazioni internazionali cercavano di sviluppare uno stimolo economico, non abbiamo visto da nessuna parte il travel, essendo percepito come una delle industrie e una delle aree dove gli investimenti per lo stimolo economico dovrebbe essere identificato come una priorità. E quello è molto strano, perché il travel rappresenta il 7-8% della popolazione che lavora nel mondo, rappresenta il 10% del GDP, dunque rappresenta un'industria che conta sull'industria mondiale. Ecco.